regalo di Pocoyo. Cos'è questo? Oh, ciao Pocoyo. Ciao. Qualcuno di voi sa dirmi cos'è che Pocoyo porta in mano? Un regalo! Un regalo! Un regalo? È davvero una cosa fantastica! Chissà che cosa c'è lì dentro! Voi che dite? Ho detto, chissà che cosa c'è lì dentro, Pocoyo. Pocoyo, ho l'impressione che Ellie voglia dirti qualcosa. Qualcuno di voi indovina cosa vuol dire Ellie? Apri il regalo! No! No! Ma non vuoi sapere che cosa c'è nella scatola? Ci sarà una sorpresa! Ah, bella quella sedia! Un bel cappello, un trampolo a molla! Oh, addirittura un aeroplano! Davvero non vuoi aprirlo? No? Oh, chissà cosa c'è dentro! Oh, ma non puoi fare così! Uffa! Ho l'impressione che Ellie abbia in mente qualcosa. Oh, certo! Ora sali sul treno e vai a prendere il regalo di Pocoyo! Non credo proprio che sia una buona idea, Ellie. No, davvero, Ellie, forse... troppo tardi. No, non credo che Pato ne voglia sapere, Ellie. Lui, ma che fa? Oh no, troppo tardi! No, non voglio guardare! L'ora del bagno e ancora non hai aperto quel regalo, Pocoyo! Ellie! Mi sembra di capire che Pocoyo tenga quella scatola sotto stretta sorveglianza! Buongiorno, Pocoyo! Dormito bene? Non c'è nulla di meglio di una bella dormita per farti desiderare di aprire un regalo. No! Ma è già passato un giorno intero, Pocoyo! Non ce la faccio più! Questa attesa mi tiene sulle spine! Ellie, che cosa hai in mente adesso? Hai un'idea? Una corda? Un papero e un albero. E
Ellie, adesso forse però stai un po' esagerando. Non credo che Pato possa... Aiuto! Pocoyo, ma che cosa stai facendo? Stai dando quel regalo a Ellie? Buon compleanno! Ah, ho capito! Il regalo non è per te, Pocoyo, ma è da parte tua per Ellie! Ecco perché non l'avevi aperto! Oh, sì! Evviva Pocoyo! E tanti auguri a te, Ellie! Ciao ciao! Alla prossima! Lezioni di danza con Ellie. Guardate! È Ellie! È bellissima! Le facciamo un bel applauso quando finisce? Applaudite anche voi! Brava! Bravissima! E ora? Dov'è andata? Ellie, sei stata magnifica! Era veramente... Che cosa c'è? Oh, sì, la porta... Scusa. Ellie, sei stata semplicemente magnifica! Quelle movenze così eleganti! Diventerai di certo una grande ballerina un giorno! Beh, ovviamente tu danzeresti insieme ad altri ballerini! E ovviamente saresti tu la star! Una grande star! Beh, non sono così! E ora dove sta andando? Oh, certo! Attenzione, prego! Ellie ha una cosa da chiedervi! Che ne direste di entrare tutti a far parte del corpo di ballo di Ellie? Oh, sarà un bello spasso! Coraggio, si va! Sì, certo, un po' di riscaldamento. Ottimo. E uno, e due, e uno. Credo che Ellie vi stia dicendo di fare proprio come lei. Magnifico! Coraggio! Proviamo tutti! Provate anche voi! Che disastro! Molto, molto elegante! Coraggio, proviamo tutti insieme! Oh, mamma mia! Oh, povero Pato! Sì, certo. Sì, certo. Ellie vuole che tu stia lì, Pato. E lei volerà leggera fra le tue braccia. Più o meno. Ellie, cercano di fare del loro meglio. Non è colpa loro se non sanno ballare divinamente come te. Hai un'idea per un passo che potrebbero fare?
Vorresti che battessero le mani tutti insieme? Credo che Ellie voglia sapere se lo sai fare, Pocoyo. Certo, sì, ho capito. Vuoi che battano le mani a ritmo mentre danzi? Sì, Pocoyo. Sembra proprio che Ellie sia triste. Perché non vai un po' a vedere che cos'ha che non va? Credo che Ellie voglia sapere perché non vuoi ballare con lei, Pocoyo. Troppo severa! Vedi, il fatto è, Ellie, che i tuoi amici non vogliono ballare se non per divertirsi. Voi che cosa ne dite? Pensate che Ellie debba provarci un'altra volta? Sì! Provaci ancora, Ellie! Ah, hai un nuovo balletto da mostrarci! Che meraviglia! Oh, è meraviglioso! Beh, ora sì che ci divertiamo! Temo che siamo arrivati alla fine. Facciamo un bel applauso? Pronti? Brava! Ciao ciao, alla prossima! Il palloncino. Guarda, guarda, sta passando Pocoyo. Qualcuno di voi sa dirmi che cosa ha in mano? Giusto, è un palloncino. Anzi, proprio un bel palloncino rosso. Oh.
Palloncino! Fatto! Palloncino! Aiuti, Pocoyo! No! Qualcuno di voi sa dire a Pato perché Pocoyo è così arrabbiato? Ha perso il suo palloncino! Il palloncino è volato via! Oh, guarda, Pocoyo! Non è quello di Pocoyo! Vediamo un po' se ho capito. Non giocherai più con nessuno dei tuoi amici fino a quando non ritroverai il palloncino. Quindi, se il palloncino non torna, non giocherai più con loro. Alcune cose, come i palloncini persi, non tornano più e nessuno può farci nulla, purtroppo. Sì, certo, ma Pocoyo, nessuno ti impedisce di giocare con i tuoi amici. Devi solo decidere di tornare a divertirti come prima. Sì! Così va meglio. Evviva Pocoyo! Evviva i buoni amici che non volano mai via! Ciao ciao! Alla prossima! Fischietto. Ciao, Pocoyo. Ciao. Sì, anch'io ho sentito questo rumore. Oh, è il tuo piede. Piedi? Chissà cosa c'è in quella scatola. Forse dovresti guardarci dentro. Sembra un fischietto. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cosa si può fare con un fischietto? Soffia, soffia! Esatto, soffia! Ma quello non è il suono di un fischietto. Ciao, Pato. Cerchi qualcosa? Pocoyo, hai notato che quando soffi nel fischietto, Pato pensa che ci sia qualcuno che lo sta chiamando? Ciao!
Guarda, Pocoyo, il tuo fischietto ha fatto uscire Pato dalla doccia. Bene, Pocoyo, ora che abbiamo tutti visto che il fischietto richiama Pato, non pensi che dovresti metterlo via? Beh, Pocoyo, lo so, tu ti diverti un mondo, ma forse credo che Pato si arrabbi un po' quando lo sente. Questo ha un suono molto diverso. Qualcuno di voi sa dirmi chi richiama questo suono? Ehi! Pato, tu ti arrabbiavi quando Pocoyo lo faceva a te. Non è giusto! Oh oh! Oh, Ellie, non dirmi che ti ci metti anche tu adesso! Qualcuno sa dirmi chi richiama questo suono? Lula! Esatto, è Lula! Pocoyo! Non ero io, mi spiace. Pocoyo! 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 Oh, mamma mia! Così non risolviamo proprio un bel niente! Pocoyo! 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 Oh, Ronfottino è triste perché siete arrabbiati l'uno con l'altro. Ma questo gioco è davvero così bello? Vi piace così tanto? Non giochiamo più. Pato, no, Pato! Oh, forse non dovresti toccarlo, Ronfottino. È da lì che sono cominciati tutti i problemi. Ma che bella sorpresa! Evviva per tutti questi amici ritrovati! Ciao ciao, alla prossima! Lo scivolo, che paura! Non c'è nulla di meglio di una bella giornata di relax. Correte! Correte! Qualcuno di voi può dire a Ellie e a Pato che cosa devono fare? Seguitelo! Andate con Pocoyo! Correte di qua! Un'altalena! Che bello! Wow! E seggiolini per dondolarsi! E una giostrina! Oh, qui sì che ci divertiamo!
scivolo! È uno scivolo gigante, caspita! Sei molto gentile, Pocoyo, a lasciar passare Ronfottino prima di te. Va bene, Ronfottino, sì? Sì, ti vediamo. Stiamo guardando. Coraggio, vai! A chi tocca? Qualcuno di voi ci può dire a chi tocca adesso andare sullo scivolo? A Pocoyo! Tocca a Pocoyo! Giusto, tocca proprio a Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo! Dove stai andando? Sei proprio sicuro che ti stai divertendo, Pocoyo? Sei sicuro che non vuoi provare lo scivolo? No! Neanche un pochino? No! Hai paura di quello scivolo, Pocoyo? No! Così si fa! Oh no! Pocoyo! Che dici, Ellie? Stai dicendo che hai un po' paura di andare sullo scivolo? Se solo ci fosse qualcuno che potesse andare sullo scivolo con lei. Ma chi? Qualcuno di voi pensa che Pocoyo possa aiutare Ellie a prendere coraggio scivolando insieme a lei? Sì, può farlo! Può aiutare Ellie! Sì, la può aiutare! Attenti! Bravissimo, Pocoyo! Ce l'hai fatta! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Le scarpe di Ellie. Ciao, Pocoyo! Ciao!
Ho l'impressione che Ellie aspetti qualcosa, ma secondo te che cosa? Ma è un pacco postale! Oh cielo! Un pacco tutto rosa! Potete dire a Pocoyo per chi è questo pacco? Ellie! Giusto, è un pacco per Ellie. Ma che sarà mai? Svelta, Ellie, su, aprilo! Un paio di scarpe! Ellie ha un paio di meravigliose scarpette da sera nuove di pacca! Pocoyo? Credo che Ellie voglia che tu la aiuti a indossare le scarpe nuove. Sono uno schianto! Ellie vuole sapere se vi piacciono le sue nuove scarpe. Sì! Ci piacciono molto! Sono bellissime! Gioca! Oh, Ellie! Hai intenzione di indossare le tue nuove scarpe da sera per giocare! Che dici, Ellie? Hai bisogno di una pausa? Avete appena fatto pausa? È per le scarpe scomode? Credo che a Ellie le scarpe nuove facciano davvero male ai piedi. Puoi dare la palla a Pato, Ellie? Che c'è? Oh, andiamo, è solo un graffietto! È ora di andare a dormire, Ellie. Puoi indossare di nuovo le scarpe domani. Oh, non le ha tolte. Vedo che a Ellie piacciono da impazzire quelle scarpe. Come farai a camminare con quelle scomode scarpe ai piedi? Non ci credo! Gioca! Certo, Ellie dice che oggi non desidera giocare. Oh, Pato, dai! Mi sembra davvero una pessima idea! Ellie, non si fa così, però. Pato si stava solo divertendo un po'. Povero Pato! Mm-hmm.
Ellie dice che le dispiace molto. Pato? Pato! Voi che ne dite? Ellie dovrebbe giocare con i suoi amici? Gioca! Gioca con gli amici! Sì, dico anch'io che Ellie dovrebbe andare a giocare con i suoi amici. Ehi, guarda come giochi bene senza le tue nuove scarpette da sera. Evviva Ellie! Evviva Pocoyo! Evviva il gioco! Ciao ciao, alla prossima! Porticine. Ciao Pocoyo! Ciao! Oh! Cosa sarà mai? Porta! Esatto! Ma cosa ci sarà mai lì dietro? Secondo voi Pocoyo dovrebbe aprire la porta per scoprirlo? Sì! Aprila! Una porta per andare in cielo? Non mi quadra! Pato! Pato! Cielo! Guarda! Oh mamma! Ma dove è andato a finire il cielo? Sì, forse Pato vuole restare a guardare i pesci. Di voi sa dire a Pocoyo dove è finito Pato? È passato dalla porta! Pato, eccoti qua! Pocoyo ti cercava! Aspetta! Oh, Pocoyo, per un pelo! Pato? Pato, aspetta! Oh no, Pocoyo, temo che tu l'abbia perso di nuovo! Oh cielo, è proprio una strana porta. Prova di nuovo. Ah! L'hai visto? Pato? Sì, era proprio lui. Lui. Eccolo lì di nuovo! Oh, guarda! Un'altra porta! Ancora porte! Non ci credo! Thank you.
Ascolta, ascolta, Pocoyo, non puoi rinunciare così. Quel rumore non mi è nuovo. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo chi ha fatto quel rumore? Pato! È stato Pato! Sì, avete ragione! Sembrava proprio Pato! Credo che tu abbia bisogno di aiuto, Pocoyo! Ellie! Salve, Ellie! Pato! Pato! Evviva! L'hai trovato! Che dici, Ellie? Stai preparando qualcosa? Che cosa starà mai preparando Ellie di così importante? Che bello! Ecco perché Ellie era così occupata! Stava organizzando una festa! Evviva Pocoyo! Mai darsi per vinti! Ciao ciao! Alla prossima! Che rumore è? Ah, si parte all'avventura nello spazio infinito! Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Che c'è, Pato? Vuoi guidare tu il Vamoosh? Oh, mamma, Pato! Potete per favore dire a Pato di fare attenzione? Stai attento, Pato! Forse quel pezzo non era così importante. Di nuovo? Forse lo era? Oh! Oh! E adesso ti tocca cercare quel pezzo mancante del Vamoosh. Credo che Pato stia dicendo che vuole cercarlo dall'altra parte, Pocoyo. Ah! Cos'è stato? Pato ha sentito un rumore molto strano, Pocoyo. Forse te lo sei solo immaginato, Pato. No, non te lo sei immaginato per niente. È un alieno. Non crede affatto che Pato abbia visto un alieno.
Diciamolo tutti a Pocoyo che anche noi l'abbiamo visto. Sì! C'è davvero un alieno! Pato! Pato! Attento! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo dove si trova l'alieno ora? Ce l'hai in testa! Ehi! È il pezzo mancante del Vamoosh! Ecco perché continuava a rincorrerti, Pato! Stava cercando di restituirtelo! L'anguria! Il tuo frutto preferito! Sembra proprio che tu abbia conquistato un'amica speciale, Pato! È ora di rientrare a casa. È l'ora del sonnellino. Non preoccuparti, Pato. Puoi tornare un altro giorno dalla tua nuova amica. Devi solo imparare a guidare un pochino meglio. Solo un pochino. Che carino! Evviva Pato! Evviva Pocoyo! Evviva le nuove amicizie speciali! Ciao ciao, alla prossima! Una soluzione perfetta! Buongiorno Pocoyo! Ciao! L'hai visto anche tu? Lo sai che cos'è? Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cos'è questo oggetto? Giusto, è una gomma usata che qualcuno ha buttato via. E questo? Ma è una sveglia rotta! E cosa pensi di farci, Pocoyo? Oh, certo, vuoi buttarle via! Beh, perché no? Ancora? Ho l'impressione che anche Ronfotto abbia qualcosa da buttare via. Guarda, ora arrivano anche gli altri a buttare via le cose vecchie. Fare le pulizie può essere un divertimento. Ah, è certamente un grande sollievo sbarazzarsi di tutta quella robaccia vecchia. E tu, piccolo bruco? Oh no, temo proprio che davanti a casa tua abbiano buttato un po' di rifiuti. Ma hai appena buttato tutti quei rifiuti nel mare! Che profumino! Vero polpo? Hai ragione, Fred. A nessuno piacciono i rifiuti sulle uova.
farai a buttare via tutta quella roba vecchia? Aiuto! Altri rifiuti! Sono d'accordo, Pocoyo. Neanche a me piacerebbe se dal cielo cadessero dei rifiuti sulle costruzioni. A qualcuno di voi piacerebbe ricevere un mucchio di rifiuti nel posto dove state giocando? No! Non ci piacerebbe! Che stai facendo, Pocoyo? Ah, sì! Hai deciso di seguire i rifiuti per riuscire a scoprire dove vanno a finire! Ottima idea! I rifiuti seguono un percorso circolare. E questo perché ognuno continua a buttarli addosso a qualcun altro. Lasciare in giro i rifiuti non è una cosa giusta, non credi? Ma cosa possiamo fare? Io credo che Pocoyo abbia trovato un modo per risolvere il problema. Soluzione ingegnosa! Anziché buttar via i rifiuti, hai trovato il sistema per poterli riutilizzare tutti! Evviva Pocoyo! Evviva il lavoro di squadra! Ciao ciao, alla prossima! Ronfottino sul Vamush. Ehi, buongiorno Ronfottino! Oh mamma mia, che cos'era? Ah, sì, qualcuno può dire a Ronfottino cos'era quello? Sono Pocoyo e Pato! Esatto, sono proprio Pocoyo e Pato. E pare che se la spassino alla grande e sul Vamush. Che bello! Oh, ho l'impressione che Ronfottino cerchi di dirti qualcosa, Pocoyo. Ronfottino vuole che tu gli insegni a guidare il Vamush, Pocoyo. Chiediamoglielo tutti insieme dicendo per favore. Pronti? Ora! Per favore, Pocoyo, ti prego, lascialo provare, insegnagli a guidare. Ok! Dopo pranzo. Ah,
poco io ti insegnerà a guidare il Vamoosh dopo pranzo, Ronfottino. Ronfottino sta dicendo che ha paura che tu ti dimentichi Pocoyo. Promesso! Ronfottino non vede l'ora di imparare a guidare il Vamoosh, Pocoyo. Prima giochiamo! Ma hai detto dopo pranzo, Pocoyo? Ok. Ora, Pocoyo? Dopo! Lo so, Ronfottino, hai ragione, non è giusto. Insomma, Pocoyo te l'aveva promesso. No, 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 Ronfottino, per favore, non è il caso che tu tocchi il Vamoosh prima che Pocoyo ti abbia spiegato... Oh no, Ronfottino! Non voglio guardare! No, non voglio vedere! Oh no! Oh, Ellie, svegliati, Ellie! Troppo tardi. Oh, di nuovo! Farai a tirar fuori da lì il Ronfottino? Pato ti sta dicendo di premere quel bottone rosso, Ronfottino! Ah, ben fatto! Ottimo lavoro, Pato! Ora state a sentire. Lo so che siete arrabbiati con Ronfottino, ma non è del tutto colpa sua. Ti ricordi, Pocoyo? Gli avevi fatto una promessa. Qualcuno di voi può ricordare a Pocoyo cosa aveva promesso a Ronfottino? Aveva promesso di insegnarti a guidare il Vamoosh! Sì, esatto! È vero, Pocoyo! L'hai fatto, gliel'hai promesso! Ok! Oh, adesso si ragiona. Evviva Pocoyo! Evviva le promesse che si mantengono! Ciao ciao, alla prossima! Detective Pocoyo. Ciao, Ellie! È davvero una splendida giornata per fare un picnic, vero? Oh no! Quello sembrava proprio un tuono!
Corri a mettere via le tue cose, così non si bagnano. Oh no, ma che tuono è tuono! Era solo Pato che suonava il tamburo. Eccoci di nuovo qui. Si ricomincia da capo. Qualcuno di voi può dire a Ellie cosa o chi manca nel suo picnic? La bambola! Manca la sua bambola! Calma, calma, Ellie, niente panico. Sono sicuro che la tua bambola sia qui da qualche parte. Quando l'hai vista per l'ultima volta? Ellie? Ellie, non penserai davvero che Pato abbia preso la tua bambola? Non lo faresti mai, vero Pato? Visto? Ellie, non sei per niente gentile! Ma Ellie, Ronfotto non può aver preso la tua bambola! Ellie, basta così. Questo è davvero troppo. No, Ellie, il bruco non avrebbe potuto prenderti la bambola neanche volendo. Ciao, Pocoyo. Ciao. Ellie, non fare così, devi calmarti. Ellie è così triste perché ha perso la sua bambola, Pocoyo. Come, come, Pocoyo? Hai un'idea per aiutare Ellie? Che cosa è questa? Detective Pocoyo. Investigatore Pocoyo. Certo, certo, questo deve essere l'ufficio del Detective Pocoyo. Siediti! Vedi, quello che Ellie sta cercando di dirti è che ha bisogno di qualcuno che la aiuti a trovare la sua bambola. La trovo io! Pare che il detective Pocoyo abbia trovato un sospetto. Non penso che Pato abbia preso la bambola. C'eravamo anche noi, l'avremmo visto. Tu? Credo che Pocoyo voglia sapere se qualcuno di voi ha rubato la bambola. No, no, Pocoyo! Ecco il detective Pocoyo che ora sta pedinando un altro sospettato. Non ancora! Su, Ellie, non mettiamo fretta al detective Pocoyo. Trovare una bambola smarrita può prendere tanto tempo. Il detective Pocoyo è tornato a esaminare la scena del crimine. Ellie chiede se per caso hai già trovato qualcosa. Guarda, Ellie! È la tua bambola! No, ce l'hai proprio lì vicino! Tutti insieme potete dire a Ellie dov'è la sua bambola. Dietro di te! Sul letto! Devi averla messa nella borsa quando hai sentito il tuono e hai pensato che sarebbe piovuto. Signor detective, Ellie dice che puoi smettere di cercare. Già, direi che ormai il caso è decisamente risolto. No! No. C'è qualcosa nel comportamento di Ellie che sembra decisamente sospetto al detective Pocoyo.
Ellie ha tenuto con sé la sua bambola per tutto il tempo. Il detective Pocoyo pensa che tu debba molte scuse ai tuoi amici, Ellie. Oh, è davvero una bella giornata per te con pasticcini e misteri nascosti. Evviva il detective Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Il monopattino. Ciao Pocoyo! Ciao! Ciao Pato! Ehi, questo cos'è? Monopattino! Monopattino! E di chi sarà questo bel monopattino rosa? Di Ellie! E poi cosa ci farà qui? Forse lei se l'ha dimenticato, che ne dici? Pensi che bisognerebbe riportarglielo? Sì! Riportiamolo, Ellie! Riportiamoglielo! Oh oh! Pato, sei un vero mago del monopattino, lo sai? Ecco a voi Pato, che vi lascerà senza fiato con un numero speciale sul monopattino! Fantastico! Questo significa saper fare acrobazie sul monopattino, Pato! Wow! Bello il tuo bruco monopattino, Ronfottino! Pato pensa che dovresti star lì a scattare foto, Ronfottino, almeno finché non sarai un po' cresciuto. Oh cielo, qui non si scherza affatto! Ehi! Guardatelo! Oh no, Ellie si arrabbierà moltissimo quando lo troverà rotto. Ma Pato, il monopattino è di Ellie! Pato si sta divertendo troppo e non se lo ricorda. Oh, santo cielo, no! Pato, no! Era il monopattino di Ellie! Ricordi, Pato? Ellie! Ellie! Oh, e adesso cosa facciamo? Pensi davvero che a Ellie piaccia la tua scultura tanto quanto il suo monopattino? Qualcuno può dire a Pocoyo chi arriva? Ellie, arriva Ellie! Pato, ma quello sei tu?
Ciao, Ellie! No, non salire sul monopattino! Aspetta, aspetta! Oh, Ellie! Troppo tardi! Vedi, Ellie, il tuo monopattino è rotto. Non lo riparate, non occorre. Hanno fatto del loro meglio. Sul serio, non dovresti... Li abbracci. Quindi non sei arrabbiata perché ti hanno rotto il monopattino? Ma che sta succedendo? Ah, ecco! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo con cosa Ellie sta giocando? Un nuovo monopattino! Ellie ne ha uno nuovo! Giusto! Ed è davvero un monopattino molto bello! Meno male! Ci siamo preoccupati tanto senza motivo! Evviva Pocoyo! Bisogna sempre dire la verità! Ciao ciao! Alla prossima! Perduti nello spazio! Eccoli là, Pocoyo, Pato e Ronfottino! Ciao a tutti! Dove andate tutti sul Vamoosh? Visita! Ah, andate a far visita al vostro amico alieno! Coraggio, diamo una mano a Pocoyo per ritrovare il suo amico alieno! Mi raccomando, gridate quando lo vedete! Eccolo lì! È l'alieno! Eccolo là, eccolo! Guarda, Pocoyo! Ecco, vi siete trovati! Magnifico! Ah, credo che il vostro piccolo amico alieno voglia portarvi in giro a visitare il suo pianeta. Caspita, questo panorama non solo è bellissimo da vedere, ma è anche bellissimo da ascoltare, davvero! L'alieno vuole farti vedere ancora altre cose, Pocoyo. Ciao! Oh, che magnifico panorama sui pianeti si gode da qui! Sarà un bottone! Qualcuno di voi vuole che Pocoyo prema quel bottone? Sì! Premi il bottone! Ah! Hai visto che succede? Che meraviglia! Ronfottino si sta divertendo come un matto! Bollicine! Questo pianeta nasconde mille incredibili sorprese! Oh oh! Oh no! Questo però è davvero un bel pasticcio! Dov'è andato? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo dove è andato a finire il suo amico alieno? Sì! Eccolo là! Ottimo salvataggio, Pocoyo! E si riprende il cammino.
Dove siamo? Sembra una specie di foresta. Che dici, piccolo alieno? Stai dicendo che ci siamo persi? Pocoyo ha un'idea. Da quella parte? Adesso sappiamo dove stiamo andando, vero Pocoyo? Persi! Ah! 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 D'accordo, ci siamo persi, ma Pocoyo, non c'è nessuna ragione per disperarsi. Pensiamo un po'. Le bolle! Le avevamo viste anche prima, vero? I crateri delle bolle! Li hai trovati! Idea geniale! Da lassù puoi vedere meglio dove ti trovi. Allora, vediamo. Riconosci qualcosa? Ci sono alberi spaziali e poi i pianeti che si illuminano. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo se abbiamo già visto gli alberi o i pianeti? Sì, i pianeti! I pianeti luminosi! Giusto! Abbiamo già visto prima i pianeti luminosi. Andiamo da quella parte. Ronfottino! Cos'è stato? Sembrano dei tamburi. Secondo te chi sta tamburellando, Pocoyo? Pato! È proprio Pato, evviva! L'hai trovato! Ma ora dov'è andato il piccolo alieno? Ha trovato il Vamoosh! Evviva Pocoyo! Che finalmente ha ritrovato la sua strada! Ciao ciao! Alla prossima! Chissà dove sarà Pocoyo oggi. Pocoyo! Oh cielo, Pocoyo! Mamma mia, che spavento terribile! Ah certo, è il tuo nuovo gioco, vero? Molto divertente. Ah già. E ora dove è andato? Ah, oh, oh, oh! Me l'ha fatta di nuovo! Ti eri nascosto proprio bene, eh? Ah. E adesso cosa ti frulla in testa? Ma Pocoyo! Credo che Pocoyo vorrebbe che tutti voi faceste bu insieme a lui. Pronti? Uno, due, tre. Però, Pocoyo, non a tutti piace giocare a Boo. Non farai spaventare anche Lula ora, vero? No! Oh, meno male. Oh no! Oh, povera Lula! Pocoyo, non dirmi che stai pensando... Oh no! Vuoi
che Pocoyo ti faccia bu un'altra volta. Vedo che ti stai divertendo un mondo, non è vero? No, Pocoyo, ti prego. Lo sai che Pato è molto sensibile. Non credo che dovresti... Pato, ti ha spaventato a morte! Oh no! Via libera! Oh, molto bene! Una bella doccia rilassante. Eccoci in fondo al mare. Qui si dovrebbe finalmente poter stare in santa pace, Pato. Ma non è possibile! Ah, bene! Dell'acqua! Senti, Pocoyo, io penso proprio che tu ora stia esagerando un pochino, non credi? Oh, povero Pato! Qualcuno di voi può dire a Ellie perché Pato è così terrorizzato? Ha paura! Pocoyo l'ha spaventato! Vuoi che noi tutti insieme diciamo bu? Pronti? Uno, due, tre... Oh! Pocoyo, bisogna imparare a saper accettare lo scherzo. Se ti diverti a fare bu, devi poi lasciare che anche gli altri lo facciano a te. Ricevere uno scherzetto non è poi così male. Anzi, ci si può divertire davvero come matti. Pato, vuoi fare bu anche tu? Mamma mia, che spavento! Evviva Pocoyo! Evviva Pato! Evviva i giochi! Anche questo non era male, no? Ciao, ciao! Il guastafeste. Ciao, Pocoyo! Ciao! E quella è una radio! E dei palloncini! Chissà cosa starà combinando Pocoyo. Festa, 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 sì! Una festa! Magnifico! Ma per chi è questa festa, Pocoyo? Pocoyo! Una festa per te stesso? Vediamo un po' chi vorrà invitare Pocoyo alla festa. Amici! Ah, gli amici! Sì, sì! Ma certo! One, two, three, four! Wow! Ma guarda, Pato, che ballerino!
Stop! Che succede, Pocoyo? Perché hai fermato la musica? Nuovo gioco! Giochiamo! Beh, sembra molto divertente! È una gara! Chi prende prima la palla? Cosa? Ah, certo, si gioca passandosi la palla. Ah, ho capito. Devi portare la palla a un compagno. Ancora? Bene, immagino che sia questa la tua festa, Pocoyo. E vai, che forza! Vai, Pato! Stop! Stop? Ma Pocoyo, il divertimento stava cominciando adesso! Nuovo gioco! Sì! Certo, Pocoyo vuole che tutti saltellino su un piede solo. Lo facciamo tutti insieme? Forza, ragazzi, saltellate! Ho detto un piede! Pocoyo? Oh, è così che ci si diverte! Battiamo tutti le mani a tempo! Coraggio! Tutti insieme! Stop! Pocoyo, che ti succede? Perché non vuoi più fare la festa? Si stavano tutti divertendo tantissimo! Io. Ah, certo. È perché i tuoi amici non facevano quello che volevi tu? Ma Pocoyo, devi lasciare che ognuno si diverta a modo suo, altrimenti perché si fanno le feste? E dopotutto, non sarebbe neppure una bella festa senza gli amici, no? Voi che ne dite? Pocoyo dovrebbe invitare di nuovo gli amici? Sì, invitali di nuovo! Scusate. Stop! Oh, di nuovo, Pocoyo! Ah, stava scherzando! Evviva, Pocoyo! Bisogna sempre divertirsi in compagnia! Ciao ciao, alla prossima! Auguri, Pato! Guardate, ci sono Pocoyo e Ellie! Ciao, Pocoyo! Ciao, Ellie! Ciao! Oh no! Ma stanno litigando furiosamente! Cosa sono? Qualcuno di voi sa dire a Ellie e Pocoyo cosa trasportano il bruco e Ronfottino? Regali!
giusto, i loro regali. Oggi è il compleanno di Pato. Ah, l'avevate dimenticato. Colpa tua. No, no, non è colpa di nessuno. Coraggio, andiamo tutti a fare gli auguri al festeggiato. Guarda! Ah-ha. Tanti auguri! I tuoi amici non vedono l'ora di festeggiare il tuo compleanno, Pato. E guarda, Ronfottino ha anche portato un regalino per te. Fiori! Deliziosi! E guarda, anche il Bruco ha portato un regalino per te. E... una pietra! È meraviglioso! Un pensiero davvero carino, Bruco! Smettetela voi due! Almeno il Bruco non si è dimenticato di portare un regalino a Pato! Che c'è, Ellie? Anche tu hai un regalino da dare a Pato! Ah, certo! Hai organizzato un tè con pasticcini per il compleanno di Pato! Tanti auguri! E guarda, Pato! Anche Pocoyo ha un piccolo dono per il tuo compleanno! Oh no! Il pallone nuovo di Pato è scoppiato! Oh, Ellie! Pocoyo, dove stai andando? Tanti auguri! Pato! Pato! Ma che cos'è? Una gabbia? Tanti auguri! Ellie, per fortuna sei arrivata tu a salvare Pato da quella gabbia, così potrà davvero festeggiare il suo compleanno. Ma dov'è Pato? Oh, povero Pato, ma così non può più muoversi! Cielo! Non credo che Pato si stia divertendo molto. Pocoyo, non... Oh! Oh, cielo! Temo che Pato ne abbia avuto davvero abbastanza dei vostri litigi. Colpa tua! Ellie, Pocoyo! Oh, ma non ascoltano neppure! Forse ci presteranno attenzione se gli diciamo tutti insieme di smettere di litigare. Pronti? Basta! Basta litigare! Pato se ne va perché voi continuate a litigare. Perché non vi stringete finalmente la mano e fate pace? Oh, così è molto meglio. Ma correte a fermare Pato che parte! Pato, non te ne andrai via sul serio, vero? Oh, non ci posso credere. Pato, ti prego, non partire. Come faremo senza di te?
Ehi, questo non sarà il pullman della partenza per Pato. È il pullman per la sua festa di compleanno. Pato! Credo che Pocoyo voglia che tutti insieme diciate tanti auguri a Pato. Coraggio! Tanti auguri! Tanti auguri, Pato! Evviva i compleanni! Ciao ciao, alla prossima! L'idolo di Ronfottino. Ciao, Ronfottino! E ciao, Pocoyo! Ciao! Ehi, che palleggi! Facciamo un applauso! Come dici, Ronfottino? Pensi che siano in assoluto i migliori palleggi che tu abbia mai visto in tutta la tua vita? Caspita, è un complimento bellissimo! Stai dicendo che è la costruzione più incredibile che sia mai stata fatta. Beh, certo, è un muro ben costruito, ma... meglio delle piramidi in Egitto. Beh, se è quello che pensi tu, Ronfottino. E cosa fa? Ah, Ronfottino pensa che il tuo disegno sia qualcosa di molto speciale, Pocoyo. Beh, sì, certo che è arte. Ma addirittura meglio della Gioconda. D'accordo. Cos'è quello? Un tappeto rosso. Caspita! Beh, penso che sia proprio ciò che si addice all'idolo di Ronfottino. Sì! Ciao, Pato! Ronfottino dice che hai giocato abbastanza, Pato, quindi adesso tocca a lui. Buongiorno, Ellie. Qui ci si diverte alla grande. Ronfottino dice che spingere Pocoyo è compito suo, Ellie. Pocoyo dice che ha tanto sonno, Ronfottino. E che vi vedrete dopo. Ciao, Ronfottino! Qualcuno di voi può dire a Ronfottino cosa o chi infastidisce Pocoyo? Ronfottino! Ronfottino!
Hai detto tu a Ronfottino di andarsene via? Davvero vorresti che tornasse indietro? Dovrai guardare attraverso il telescopio. Triste! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa ha fatto perché Ronfottino sia così triste? Lo fa andare via! Ha detto vai via! Esatto! Dopotutto lui voleva solo essere tuo amico, Pocoyo. Via, via, Ronfottino. Pocoyo non l'ha fatto apposta. Aveva solo bisogno di starsene da solo per un po'. Che cos'è? Ma è un invito! C'è qualcuno che vuole invitarti a una festa, Ronfottino? Scusa! Bravo! Bisogna saper chiedere scusa, Pocoyo. Che dici? Che è stata la scusa più bella che ti abbiano mai chiesto? Evviva Pocoyo! Evviva Ronfottino! Ciao ciao, alla prossima! Laviamo Lula. Ciao, Pato. Oh, i tuoi fiori sono una vera meraviglia. Hanno un profumo delicatissimo, delizioso. Che c'è, Pato? Oh, certo, hai ragione, Pato. C'è qualcosa che invece ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi sa dire chi ha addosso questo odore tremendo? Temo che abbiate proprio ragione. Oh no! Buongiorno, Ellie. Quello è il tuo nuovo profumo? Oh, certo! Sa di... È terribile! Lula! Oh no, che puzza! Oh, buongiorno, Pocoyo! Ciao! Che cos'hai in mano? Panino! Ah, non c'è davvero nulla di meglio di un saporitissimo! Sì, lo so, Pocoyo. Lula ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può fare perché Lula torni ad avere un buon profumo? Lavala! Falle un bagno! Lavala! È un'idea grandiosa! Coraggio, Lula! Non è così male! Oh, Lula! Oh no! Lula! Oh no! Pocoyo ha deciso che è il momento di lavare Lula. Che ne dite di aiutarlo? Ah-ha! Presa!
Oh no! Ellie, prendila! Attenta! È più difficile di quanto sembri! Cos'è? Ah, certo! È un lavaggio automatico! Geniale! Cosa? Non sembra che funzioni. Beh, devo dire che adesso hai un aspetto molto pulito. Oh, Pocoyo, come potrai fare un bagno a Lula se non riesci nemmeno a metterla in una vasca? Lula, hai un odore impossibile! Qualcuno di voi conosce un modo con cui Pocoyo possa lavare Lula? La pioggia! La pioggia! Giusto! Pocoyo può servirsi della pioggia per pulire Lula! Finalmente Lula è un cane pulito e profumato! Evviva Pocoyo! Evviva la pulizia! Ciao ciao! Alla prossima! Il seme. Ciao Pocoyo! Ciao! Ma cos'è? Sai una cosa? Io direi che potrebbe essere un seme gigante. Tu sai cosa si fa con un seme, vero Pocoyo? Cosa ne pensate voi? È questo che si fa con un seme? Metterselo in testa? No! Metterlo nella bibita, è giusto? No! Non si mette lì! Si pianta nel vaso? Esatto! Sono sicuro che fra non molto qualcosa di molto speciale spunterà da quel seme. Ci sta mettendo un sacco di tempo, però. Beh, ci vuole un bel po' di tempo per crescere, sai? C'è Pocoyo? Qualcosa non va? Oh, certo, ti scappa la pipì. Ok, pensiamo noi a tenere d'occhio il tuo seme. Corri! Ciao, Ronfotto! È un seme gigantesco, vero? Aspetta, che stai facendo? Ti senti meglio ora, vero Pocoyo? Perché, vedi, c'è una cosetta che ti devo dire. Si tratta del tuo seme. Ronfotto!
Non ti arrabbiare, Pocoyo. Ronfotto voleva solo fare merenda. Ora lo rimettiamo al suo posto. Ehi, guarda, c'è Lula! Ciao, Lula! Oh no! Pocoyo, svegliati! Svegliati! Oh no! Però se lo chiamiamo tutti insieme, forse riusciamo a svegliarlo. Pronti? Svegliati, Pocoyo! Pocoyo! Svegliati! Oh, meno male. Lula voleva solo giocare. Sì, così nessuno potrà mai rubare il tuo seme, Pocoyo. Ciao, Pato. Pato, lo so che ti sembra un uovo, ma in realtà non... Oh no! Che cos'è? Bene, direi che ora il tuo seme è molto più che al sicuro, Pocoyo. Nessuno potrebbe mai rubartelo così. Oh, un fiore! È bellissimo! Ciao, Ellie! Attenta! Oh, questa non ci voleva! Oh, Pocoyo! Ellie non ha fatto apposta a rovinare il tuo fiore! E adesso è caduta nella tua trappola! Oh no, Lula! Ah, ma qui ci sono tantissimi semi! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può spuntare da tutti questi semi? Fiori! Tanti fiori! Esatto! Tanti, tantissimi fiori! Ce n'è per tutti! Urrà! Wow! Evviva Pocoyo! E ovviamente, evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Addio, cappellino! Guardate, arriva Pocoyo! Ciao, Pocoyo! Ciao! Ops! Oh cielo! È tutto a posto, Pocoyo? Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cos'è che spazza via tutto in quel modo? Giusto, è il vento! Guardate, arriva Pato! Ciao, Pato! Ups! Oh no! Il vento ti ha portato via il cappello! Pato, che succede? Pato, ti prego, vorrei aiutarti, ma non posso se tu non mi dici cosa non va. Come, Pato? Dici che ti senti molto ridicolo senza il cappello. Ma Pato! Pato, Pato! Pato, Pato! Pato, Pato, Pato! Giochiamo!
pato! Guarda, guarda, un elegante cappellino a nido d'uccello! Allora, andrai a giocare adesso? Pato! 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 Pato, perché ti stai nascondendo da poco io? Oh, temi che ti prenda in giro perché non hai il cappello. Giochiamo! Eh già, il problema con i cappelli di nuvole è che tendono a volare via. Ma Pato, sei proprio sicuro di voler indossare quel vaso di fiori come cappello? Cielo, non è il tuo genere! No, neanche questo. È un po' insolito. Questo ti dà un'aria... No, così sei proprio ridicolo. Diciamo tutti a Pato di smettere. Basta, Pato! Beh, questo cappello non è per niente male, direi. Sul serio, stai benissimo con quello in testa, Pato. Oh no! Oh, povero Pato, è davvero triste. Pato ha paura che ridiate della sua testa, Pocoyo. Sai, Pato, ognuno di noi ha qualcosa che non gli piace di sé. Ellie dice che è convinta di avere orecchie troppo grandi. E Runfottino dice che non vorrebbe avere colori così forti. Tu che ne pensi, Pocoyo? Io pensa di essere troppo piccolo. Io? Beh, io sono praticamente perfetto. No, anzi, forse sono un po' troppo alto. Ma gli amici non fanno caso a queste cose. Ti vogliono bene per ciò che realmente sei, non per il tuo aspetto fisico. Voi che ne dite? Ti piace ancora Pato, anche se non ha più il suo cappellino? Sì, sì! Ti vogliamo bene, Pato. Anche senza il cappellino! Giochiamo! Evviva Pato! E addio al cappellino! Evviva Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima!